Buongiorno. Possiamo spegnere un attimo? Allora, dimmi. Lei affila coltelli e sì, lame, sì, ma sì. Probabilmente è un mestiere ormai, diciamo, scomparso, sì, sarà rimasto sì. L'unico in città sì, a fare sì. Questa cosa. Come si chiama? Gaetano. Gaetano. E quanti anni ha? Possiamo chiedere? 65. L'età? Complimenti, complimenti. Da quanti anni fa questo lavoro? C'avevo 23 anni. Caspita. Quando mio padre mi portò presso con lui a filare il coltello. E lei ha portato i suoi figli a fare lo stesso lavoro? Un figlio. Un figlio, che continua il lavoro con lei. Sì. Quindi lei la mattina si alza, che fa? Gira la città? Giro per le macellerie. E quanto si può guadagnare con questo mestiere al giorno, più o meno? 30, 40 euro. Al giorno, tutto il giorno. Qui girando, già, quanto si fa? Io, se io me le porto un coltello da affilare, quanto lei me lo fa pagare? Un euro. Un euro, e basta, ed è fatta. Ah, e che quartieri gira lei? Faccio tutti i quartieri di Bari. Ma lei non è di Bari? Sono di Celle del Campo. Ah, ok, quindi ma va anche a Celle poi? Sì, sì. Mo finisco il giro a Bari e mi vado a ritirare a Celle. Ma non c'è nessuno che le ha chiesto di lavorare con lei? I ragazzi non vogliono imparare questo mestiere? Non c'è più nessuno. Nessuno? Come mai? Adesso deve scomparire anche questo. È un peccato. Perché? Stanno portando il coltello accomodato d'uso. Li portano nelle macellerie, lasciano quelli e prendono gli altri. Hai capito? Dobbiamo sparire anche noi. E che cosa farete dopo? Io arrivato a 65 anni. Mi riposate? Mi riposo. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie, signore.